L'Inter le prende a Torino dalla Juventus. Ti dico una cosa, sono amareggiatissimo perché abbiamo perso, però come in tutte le cose dello sport bisogna anche accettare la sconfitta, per cui sia che era fuori gioco sia che non era fuori gioco, adesso non servirebbe a niente rivolgersi alla Moviola, che tra parentesi per me è un mezzo da cancellare, e basta. Al di là di dubbi, arrabbiature, moviole e centimetri, Juventus-Inter regala 90 minuti di eccezionale spettacolo agonistico, con almeno 20 azioni degne di legittimare gli sforzi a targhe alterne per raggiungere lo stadio. La partenza dei bianconeri è convincente e le polette di Barros disorientano la difesa di Trapattoni, che non si attendeva a Schillaci e Casiraghi simultaneamente in campo. L'Inter, a sua volta, si distende in fase di rimessa con estrema scioltezza, ed è soprattutto Klinsmann a imporre probanti test di potenza e velocità a Napoli e Tricella. La retroguardia bianconera può contare su un brio implacabile su Serena, anche se in questa circostanza è proprio un liscio dello stopper a dare via libera all'avversario diretto. Trapattoni sostituisce Bianchi con Baresi e, a dimostrazione del fatto che giocare con un difensore in più non significa per forza attaccare peggio, trova con questa mossa lo schieramento più equilibrato per frenare la vitalità dei padroni di casa e capitalizzare le dirompenti progressioni di Klinsmann. A punte bianconere bloccate, tocca a De Agostini, prima su punizione e poi con un traversone per Schillaci, chiarire che la Juventus ha intenzione di non arrendersi. Nella ripresa è soprattutto la squadra a dimostrare di essere all'altezza di Zoff, sfoggiando temperamento e agilità su un campo pesante non del tutto adatto alle caratteristiche dei giocatori. Schillaci e Casiraghi si scuotono e su invito del siciliano è l'ex monzese a scodellare un pallonetto che coglie la traversa. Scampato il pericolo, l'Inter esercita per 20 minuti una netta prevalenza territoriale e la superiore forza d'urto del centrocampo è testimoniata da questo affondo di Matteus. Agnolin è in giornata dinamica e autoritaria. Invita De Agostini a rialzarsi senza troppe concessioni al cronometro e De Agostini, come vedete, ci resta piuttosto maluccio. Quando il laterale sinistro si riprende dallo shock, mette in condizione Alessio di prodursi in questa girata, che sancisce il risveglio degli uomini di Zoff. Il gol decisivo giunge al 25esimo della ripresa, quando un tiro di Aleinikov viene deviato in rete da Napoli, suscitando le proteste nerazzurre già documentate all'inizio del servizio. Mentre l'Inter si sbilancia in avanti, la Juventus ha la possibilità di sfruttare la sua rapidità di esecuzione in spazi più ampi, sfiorando il raddoppio con Barros. È tuttavia la formazione di Trapattoni, a pochi secondi dallo scadere, a timbrare una prestazione comunque vigorosa e continua con questo colpo di testa di Serena, sul quale Tacconi para la luce.